troviamo a Riardo, in uno dei borghi più belli dell'Alto Casertano, e precisamente mi trovo qui all'interno del castello di origine longobarda e meta di diversi e numerosissimi visitatori. Se ci fossimo affacciati da queste mura nel 1463, avremmo potuto osservare l'esercito di re Ferrante d'Aragona, guidato da Roberto Sanseverino, il più temuto dell'epoca, lì, fermo, tenuto in scacco da tre nostri compaesani, che cedettero la rocca solamente dopo essersi fatto beffa di lui. Spesso la storia ci sembra qualcosa di lontano, qualcosa di poco interessante, però camminando tra queste mura, visitando il nostro borgo, capiamo quanto ne facciamo parte anche noi. E la voglia di scoprire determinati posti e tante storie è sempre più forte. Allora, questa amministrazione che si è insediata nel luglio del 2018 ha messo al centro della propria iniziativa e attività politica il centro storico e il castello, che rappresentano un fiore all'occhiello per il nostro paese, per la storicità e per quello che rappresenta per tutti noi di Riardo. Sono meta di tanti visitatori.